Si è rinnovata anche quest'anno la tradizione a Taranto per la festa del santo patrono San Cataldo, un bagno di folla sul ponte girevole per il momento più coinvolgente dei festeggiamenti, la processione in mare della statua del santo e i saluti dal lungomare secondo l'usanza tarantina. La folla, i fuochi, gli applausi, l'aria della festa, tutti segni di speranza per Taranto, segni che fanno bene a questa città che ha solo voglia di buttarsi alle spalle le tante problematiche e di ripartire. Lo stesso vescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, al momento della consegna della statua di San Cataldo alla città, quest'anno rappresentata dall'assessore Piero Bitetti per gli impegni a Roma del sindaco, ha sottolineato il valore della speranza. Restiamo uniti, ha detto il vescovo, perché siamo tutti sulla stessa barca, e poi ha aggiunto: la Chiesa è vicina agli ultimi e guarda con gioia al crescente impegno civile. Durante tutto quest'anno ho cercato di essere vicino a quanti erano provati a soffrire, i carcerati, gli ammalati, particolarmente quelli per causa dell'inquinamento, i pescatori, gli operai dell'Ilva, i parenti delle vittime sul lavoro dell'Ilva, gli scioperanti, gli agricoltori, gli studenti e così via. Ho cercato di essere vicino a loro, particolarmente a chi più soffriva. Ci sono anche segni di ripresa, di aggregazione nella società civile di Taranto, che sono positivi.